Ciao a tutti amici homebrewers e benvenuti al tredicesimo o quattordicesimo episodio dello Sgabuzen Night Live. Ragazzi, stasera sono davvero emozionato perché stasera è come se stessi parlando, anzi in realtà ci sto parlando, con diciamo il mio padre birraio, ok? La persona che ha ispirato insomma le mie nottate insonni. Sono davvero lieto di presentarvi per la prima volta allo Sgabuzen Night Live Davide Bertinotti. Eccolo qui, Davide, ciao e Ciao, ciao, benvenuto. ciao, ciao. Ciao a tutti. Perfetto, come dicevo, sono davvero contento che tu abbia accettato di venire. Ti sono scrivendo in diretta, ciao padre. Innanzitutto, ti chiederei, diciamo, la prima domanda è una domanda banalissima, ti chiederei di presentarti per chi Scusa, è eventualmente. un inconveniente tecnico, abbi pazienza, vai avanti un secondo, Arrivo subito. Va benissimo, va benissimo. Allora, ragazzi, ho deciso di invitare. C'è anche Ida. Ciao Ida. Allora, ragazzi, ho deciso di invitare Davide in questa live. Perché tutti quanti sicuramente lo conoscerete per il famoso PDF Come fare la birra in casa. E questa qui è, diciamo, Eccomi, tutti, scusate, non ti preoccupare. inconvenienti della diretta. Invece, il bello della diretta. Il bello della diretta, scusate. Allora, quindi dicevo, Davide, diciamo, è conosciuto dai più come quello del PDF, ok? Infatti, molti hanno commentato su Facebook facendo proprio questa battuta. Davide non è soltanto quello del PDF, ha scritto anche diciamo, una Bibbia, la Bibbia italiana dell'homebrewing, la tua birra fatta in casa, e inoltre è tesoriere di Mobi dal 98 e dal 2007 è fondatore di microbirrifici.org. Questa cosa mi diceva Hai invertito Davide. le date? Sì, no, scusa, 98 Mobi. ero. No, Moby è nato nel 2009. Nel Ah, 98 ok. ero in Union Birrai. Ah, ok. Avevo preso male appunti. Perché io e Davide ci siamo incontrati per farci una chiacchierata, sempre virtuale, in cui gli ho chiesto una serie di cose. Ci siamo conosciuti, insomma, perché non ci eravamo mai parlati a voce, insomma. Quindi, Davide, ti ho invitato perché vorrei farti parlare, diciamo, di te, ma soprattutto di cosa c'è dietro al libro che tutti conosciamo, cioè chi è Davide Bertinotti oltre, diciamo, a quello del PDF. Quindi ti do subito la parola, vai. Che dire, allora, 49 anni, faccio birra nel 98, maritato con Prole, ho un figlio di 7 anni, praticamente bevo birra da sempre. Onestamente non ricordo il giorno in cui ho assaggiato la prima birra, avendo anche un fratello più anziano, Hai sempre quindi. bevuto artigianale? Artigianale non è impossibile perché ai tempi non c'erano, capisci? Certo. Sì, vai, vai. Tu E, dicevo, artigianale è impossibile perché negli anni 80 praticamente si trovava pochissimo, si trovava qualcosa di importazione dalla Francia, qualcosa dal Belgio. Le famose belghe. No. Le famose beghe, ma niente di più. Quindi ricordo per esempio la birra più strana che mi capitava di trovare a Novara era la Pelfort Brune francese. Mai sentita? C'è ancora, eh? C'è Ah, ok. ancora industriale, sì, è stata industriale, però un prodotto onesto da un certo punto di vista, insomma. Allora Certo. mi pareva la Bibbia, Vabbè, naturalmente. come la Chimay, diciamo, ai miei inizi praticamente, era tipo una birra inarrivabile, una cosa, invece ora è una cosa prodotta praticamente a livello industriale, che ci sono Esatto. belghe, diciamo, superiori. Certo.
Questo è quanto. Poi ho iniziato a fare birra dal 98. Se Non, è, non posso raccontare. esisteva non, non esisteva il via B all'epoca. Non c'erano casini. No, 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 no. Vai. Ho iniziato a fare birra nel 98, anche se in realtà avevo scoperto in Gran Bretagna dell'esistenza dei kit all'inizio degli anni 90, però ero in vacanza e non potevo portarmi a casa il fermentatore in plastica e tutta la Certo. attrezzatura. Anche perché all'inizio degli anni 90 era illegale in Prima Italia. del 95, dici bene, il fare la birra in casa era formalmente illegale. Tutto è cambiato appunto nel 95 e personalmente è cambiato nel 98 quando ho scoperto tramite il newsgroup i Toby Beer che è stato creato a luglio del 98. Ho Ok. scoperto l'esistenza di fanatici che si facevano la birra in casa e dell'esistenza di Mr. Malt soprattutto. Sì. Che allora era l'unico rivenditore. Sì, è stato il primo in Italia. Sì, allora era l'unico, infatti. Quindi da un manipolo di persone interessate a farsi la birra in casa è nato tutto. In realtà il vero padre, della birra italiana è Max Faraggi, perché lui ha Certo, iniziato certo. addirittura nell'86, se non sbaglio, e soprattutto, probabilmente, anzi sicuramente c'erano altre persone che si facevano birra in casa a quei tempi, ma Max Faraggi è stato quello che ha promosso la creazione di i Toby Beer del newsgroup, che è Certo. stata poi la base da cui è partito tutto il movimento. Vabbè, sì, sicuramente, io li considero, senza scherzare, i pionieri del movimento birrale, no? Max Faraggi, che comunque già la faceva, per quello che ho capito, anche negli anni 80, o Sì, quantomeno. aveva iniziato nell'86 perché lui aveva la fortuna di avere uno zio che girava per lavoro e che gli portava dall'Inghilterra kit e Certo. materie prime. E poi, se non sbaglio, mi hai detto che è stato proprio Max Faraggi a mettere in giro quella leggenda, cioè leggenda, quella, diciamo, usanza dell'estratto di malto per panettieri. Non so se è stata lui, sicuramente lui è stato uno dei primi a usare a Provarci, insomma. provarci, nel senso che aveva visto per caso presso un panettiere l'esistenza di questa cosa che gli sembrava molto simile a quello che utilizzava, comprato in Gran Bretagna, ci ha provato, è venuto fuori una cosa potabile. Probabilmente Quindi. quegli estratti conterranno forse maggiormente frumento per fare il pane, non ci sarà soltanto orzo. Sì, Chi di lo sa? solito un 75, no, frumento mais, Ah, mais addirittura. sì, un 75 malto d'orzo e 25% in genere. Almeno quelli che usavo pure io, perché anch'io agli albori della mia carriera ho usato, credo, dai 75 ai 100 kg di estratto di malto Io per fare birra. Quindi qualcosa ne ho usato anch'io. ricordo quando facevo FG, compravo i taniconi da 25 kg, quelle cose che proprio per Sì, proprio quelli. bellissime, quelle cose della che marca era? Aspetta, no, Brewfirm, erano Mantons, se non sbaglio, i Ah, taniconi. beh, ma quelli erano già professionali. Ah, sì, vabbè, io No, sono io parlo di quelli a fatti la seconda panettieri ondata. della Diamalteria italiana. Ah, beh, proprio specifica per panettieri, probabilmente. Sì, no, ma erano creati per panettieri, infatti. Intanto è arrivato in diretta anche Salvatore Brewing Friends del canale. Ha scritto: lui è vostro padre, sì! Mi devo mettere la faccia la maschera da Darth Vader. Esatto, l'hanno scritto Darth Vader, io sono tuo padre. E, siccome te l'avevo, diciamo, l'avevo accennato prima, volevo chiederti con quale tecnica, ovviamente, l'all grain a tre pentole, immagino, hai iniziato.
Oppure iniziato, ah, hai detto con gli estratti. No, nel 98, dunque, in realtà, l'anno in cui mi sono sposato e nella lista nozze ho inserito il kit del Mr. Malta. Ah, perfetto. Quindi un inizio, diciamo, abbastanza tipico per gli home brewer. Compleanno, matrimonio, regalo. Ok. Ho fatto una classica, quella che veniva chiamata la Pilsner, ovviamente l'alta fermentazione, però da subito in assenza di zucchero con estratto di malto in sostituzione. Questo è stato il mio primo e unico kit. Poi sono partito subito con l'estratto di malto, quello da panettiere. Ok, e quante ne volte hai fatto in FUG? Sono andato avanti 2 anni, basta fare due conti, ho sempre fatto più o meno 18 litri per volta, quindi su centinaio di chili da utilizzati si fa presto a fare il conto, Certo, però certo, certo. è numeroso, E poi poi ho passasti iniziato, all'Ukraine. sì, allo grain con due pentole e un tino di filtrazione in plastica. In realtà sul mio sito ci sono anche delle foto della mia attrezzatura, è sempre quella Sì, sì, come sì, sì. pentole. Poi recentemente sono passato a un più comodo, meno faticoso birbone, ma questo è un altro discorso. L'impianto che recentemente stai sponsorizzando, giusto? Sì, esatto. Anche se in realtà quando mi capita di fare corsi di homebrewing in giro per l'Italia uso sempre le pentole, perché Certo, vabbè, il perché... messaggio che voglio far passare nei corsi è quello, che ci vuole pochissimo come attrezzatura per far birra. Sì, anche a me è capitato in passato cioè una sola volta fino ad ora, di fare un workshop e la prima cosa che ho detto alle persone che sono venute a sentire questa chiacchierata, non volevo dire non voglio usare la parola lezione, ho detto proprio che la potenza è nulla senza il controllo, citando la pubblicità della Pirelli, se non sbaglio. Che infatti molti partono, si comprano impianti super mega automatizzati, pompe, ricircoli, eccetera, e poi alla fine non li sanno controllare perché non conoscono magari i fondamenti alla base. Sì, no, assolutamente. Si possono fare birre strepitose con due pentole in alluminio sul fornello di casa, come delle ciofeche inenarrabili su impianti da migliaia di euro, Pacifico. Io ho conosciuto un sacco di persone, infatti è bellissimo quando sento, c'è un tormentone nel gruppo, quando sento una persona che ha iniziato direttamente in all grain senza passare per kit oppure FUG, io gli chiedo automaticamente scusa ma fai il soldato? Perché mi è capitato che tutte le persone che sono dipendenti del Ministero della Difesa, che ho conosciuto io almeno, tutte persone partite in all grain spendendo un fegato, praticamente un rene di impianto, e poi Si guadagna dopo. bene, magari, non lo so. Non ho capito. Si guadagna bene, magari. Probabilmente, non lo so. Vabbè, diciamo, le persone che ho conosciuto io erano ragazzi come me che stavano a casa con i genitori e quindi lo stipendio o si compravano la macchina o si compravano Ah, l'impianto super mega accessoriato. E quindi il più delle volte capitava che passava, diciamo, questo amore passeggero per la birra e si ritrovavano a rivendere decine di centinaia di euro di materiale perché si erano accorti che non erano capaci di fare questa cosa. E io lo dico sempre, parti con un kit, diciamo, delle persone che mi contattano sulla pagina magari o che mi lasciano un commento sul video, dico sempre... Inizia col kit, anche se ne fai due, anche se ne fai uno, però almeno capisci qual è il procedimento di base. Poi piano piano passi all'FUG, cioè la cosa dovrebbe essere sempre graduale. Io quando ero ragazzino facevo scuola vela e mi diceva lo skipper, diceva io ti posso far andare direttamente sul 25 piedi, tu fai la virata e non senti la barca sotto. Se invece ti faccio andare sul laser, che è una bagnarola praticamente, e tu sbagli la virata, tu vai in acqua. E però per non andare in acqua devi affinare il tuo controllo sul timone.
E questa cosa in qualche modo l'ho traslata anche dal punto di vista della birra. Infatti, anche se avevo già le basi teoriche per fare all grain, io comunque a suo tempo decisi di continuare a fare altre 10-12 coppe in FUG proprio per continuare ad affinare il controllo sulle temperature, sulla luppolatura, eccetera. Cosa pensi del BAB? Questa qua è una domanda che sono sicuro che Leonardo stava aspettando. Leonardo è il vincitore del contest che ho organizzato questo inverno e lui fa birra in BAB. Noi lo sfottiamo che fa birra con i calzini. Ah, c'è anche Antonio De Feo del Forum della Birra che ti saluta. Ciao Davide, buonasera. Ciao, grazie. Ricordiamo il sito di Bertinotti, per favore, scrive Alessio, bertinotti.org se non sbaglio. Corretto. Ok, Wolfman ti scrive, sono onorato che una delle mie ricette finì su uno dei tuoi libri con la mia Polar Pills, Wolfman, Davide. Sì. Poi, sto leggendo un po' di commenti così se non rischiamo che se ne vanno troppo in alto. Dalla Murgia Barese si alza un solo grido, un solo coro, Bertinotti, e buonasera a tutti. Intanto io approfitto. Prego. Allora, ok, sto scorrendo i parigoglie. Io sono di Ludigliano, devo venire per visitare. Barresi, Murgia Barese, c'è una cospirazione di Barese in chat. Viva il BAB e l'US05, ecco Jerry che è arrivato, perfetto, e Leonardo che fa i sorrisetti perché ovviamente stavo aspettando questa cosa. Michele ha appena scritto BAB merda, quindi abbiamo capito perfettamente come la pensa. Ok, c'è altro che guerra di religione qua. Vabbè, qui c'è una disputa che non troverà mai un epilogo, insomma, perché ovviamente... Dimmi tu, cosa pensi del BAB? Beh, guarda, io così, per gli anni che ho fatto a far birra mi sono convinto che per avere dei risultati ottimali ci vogliono tre cose fondamentalmente. Una è la materia prima di qualità. Ok. Questo mi sembra pacifico. Due, un procedimento che consenta di avere il mosto migliore possibile, e questo lo puoi ottenere con un sistema di filtrazione adeguato. Certo. Quindi già puoi intuire. Se lo so. E la terza cosa è la fermentazione corretta. Certo. La gestione del lievito. Questi, a mio avviso, sono i tre segreti per fare una birra d'eccellenza. E quindi io magari sono partito anche prevenuto. Una prova l'ho fatta, anzi più di una prova, però una in particolare e poi anche illustrata sul mio sito. Sì, ricordo. Ho provato a fare con la medesima ricetta due birre parallele, realizzandola e fermentandola nelle medesime condizioni e poi degustandola alla cieca. Chi l'ha degustata alla cieca ha evidenziato una migliore eleganza di una birra sull'altra. Diciamo, quella in BAB non aveva difetti evidenti, però quella fatta con il metodo tradizionale la superava ai punti. Chiaro che una rondine non fa primavera, qui poi molti biabisti mi hanno commentato ma non puoi fare una prova e poi stroncare così. Però per il piccolo esperimento che ho fatto, come dire, ha confermato il mio pensiero iniziale. Io, come non so se lo sai, io ho iniziato in BAB. E non ricordo esattamente quante cotte ho fatto con questo metodo, però penso almeno una decina le ho fatte. Dovrei andare a controllare nel mio registro, però vabbè. Insomma, qualche cotta, mi sono fatto le ossa col BAB. E la cosa che ho notato anche io è proprio il fatto che probabilmente
L'alto tasso di diluizione è ovviamente il fatto che si usa sto sacco che ti fa smuovere tutte le trebbie e ti fa sta bollitura torbida come il petrolio praticamente, mi ha portato a ottenere dei risultati non proprio puliti, non soltanto dal punto di vista della, diciamo, visivo, ma anche dal punto di vista, diciamo, del gusto. Io sentivo delle cose strane. C'è da dire però che erano le mie prime cotte, quindi ancora oggi io mi chiedo se con le conoscenze che, diciamo, ho maturato in questi anni, ancora oggi mi chiedo se facessi le mie ricette migliori, che sono scritte per l'Orgain classico, se le facessi oggi in B&B, cosa, diciamo, potrebbe succedere. Certo. Non ti nascondo che l'idea di fare l'esperimento, di prendere magari la mia Imperial Stout e farla in B&B, c'è, per un, diciamo, un amore scientifico più che altro. Davide, cosa stai bevendo? Sto bevendo una Grätzer o Grodziski, che dir si voglia. Perfetto. Fatta da me, ovviamente. Senza l'olla di riso, tra parentesi. È venuta un po' velata, ma è abbastanza chiara, abbastanza trasparente. E hai usato il malto, ovviamente, il 100% frumento maltato? In mancanza di l'olla di riso ho messo un 6-7% di pils, giusto per avere un minimo per fare filtrazione. Per creare un piccolo letto. Sì, minimo. E anche questa l'ho fatta col birbone. Ho avuto qualche difficoltà di velocità di filtrazione, ovviamente. Effettivamente la lolla di riso è la soluzione migliore, ma non ce l'avevo sotto mano in quel momento e ho detto, ma proviamo anche per verificare come rispondeva l'impianto. Anche io ci ho provato, però senza usare la lolla di riso, ho fatto 100% il Weizen Hock Smoked Wheat, non ricordo come si chiama. E effettivamente mi è uscito un mosto molto torbido, infatti poi in bollitura abbiamo usato una cosa come 10-12 grammi di alga irlandese e dopo una settimana praticamente ho trovato le spugne nel fermentatore. Però è uscito, diciamo, non trasparente, che ci si può vedere attraverso, ma insomma aveva una certa limpidezza, insomma. Però l'ho spedita fino ad oggi, l'ho spedita soltanto al concorso di Brasseria Veneta e non è arrivata in finale, quindi probabilmente non è stata apprezzata. Vabbè, aveva anche un amaro, forse un po' troppo aggressivo. Io non so mai dosare, essendo un luppolatore seriale, non so mai dosare verso il basso le mie birre. Tendo sempre a buttarci un sacco di luppolo. L'avevo luppolata col Magnum, il Magnum c'ha tipo il 14% di alfa acidi. Va da sé che basta metterci un grammo in più che diventa amarissima, insomma. Allora, voglio leggere qualche altro commento, perché ci sono molti più spettatori, ovviamente, come era auspicabile stasera, nonostante la partita del Napoli con il Real Madrid. Ah, mi raccomando, ragazzi, ovviamente gli aggiornamenti, fateci sapere cosa sta facendo. Ero rimasto che stavano 1-1. Ah, Lego, e... c'è anche Peppo. Cioè, Peppo HB, sì. Che la ricetta di questa deriva ovviamente dalla sua lolla di riso parte. Ah, che lui è il vincitore. Che con questa ha vinto il campionato europeo HB. Ah. Ciao Peppo. Complimenti, Peppo. Allora, ciao, sarebbe possibile chiedere a Davide, scrive lo stesso Peppo, come vede il movimento Ombrewer in Italia, se per lui c'è troppa dispersione di energie, tra virgolette? Questa è una domanda già importante. Devo rispondere subito? Sì, io tanto mi leggo le altre domande, così ottimizziamo i tempi. Ti metto la camera. Devo dire, arrivando da tempi in cui eravamo tre gatti, non si trovava informazione, non si trovava materia prima, per me oggi è il ben godi. C'è veramente un fermento. Perdono il calebur, ma è vero, c'è un fermento enorme. Ci sono degli homebrewer che oggi sono tecnicamente così preparati che potrebbero
fare le pulci a diversi birrai professionisti. Certo. C'è la possibilità di avere attrezzatura, materia prima, accedere praticamente quasi in tempo reale agli ultimi sviluppi tecnici e anche come materie prime, penso ai luppoli del settore. C'è una maggiore diffusione del sapere in generale, perché sì, se lui intende come dire, il fatto di avere un cappello che copra tutti gli ombrelli italiani, oddio, noi come mobi ci proviamo. Vabbè, certo, ovviamente. Però non credo che, non se, credo neanche sia giusto che forse lui si monopolio. Forse lui si riferiva al fatto che ci sono sul territorio tantissime associazioni, quindi c'è forse una frammentazione, è come se le persone tendessero a formare tante piccole associazioni che da sole magari possono fare ben poco, piuttosto che far parte di un unico grande movimento, insomma. Che se vogliamo è il bello anche della democrazia, insomma. Però, insomma, stiamo parlando. Allora, io credo che si dovrebbero suddividere adesso seriamente due livelli. Se vogliamo pensare a un movimento di punta che produca le vette, tra virgolette, da un certo punto di vista, un'associazione che coinvolga tutti è sicuramente auspicabile, ma il bello di questo hobby è proprio quello che deve nascere dalla base. A me fa veramente tanto piacere se si creano in ogni città, in ogni provincia, dei gruppi, delle associazioni che riuniscano territorialmente chi ha la voglia, il desiderio di fare questo hobby, ci mancherebbe. Certo. Come dire, il doppio livello io francamente lo auspico. Poi se si riuscisse a fare una federazione di associazioni, sarebbe ancora meglio. Noi come Mobi ci abbiamo provato a coinvolgere, alcune associazioni sono affiliate, certo. Tentiamo di remare più o meno dalla stessa parte, ma cosa fai? Bevi acqua? Ti vedo, io ti vedo, gli altri non ti vedono, magari. Vergogna. mi stavo sciacquando la gola, perché tu sai, io parlo tantissimo e quindi effettivamente ci vorrebbe una birrettina. Alla prossima domanda me la vado ad aprire anche io, promesso. Bravo. No, perché non volevo alzarmi e abbandonare la postazione, insomma. Quindi, certo, sarebbe bello fare gli stati confederati degli Homebrewers. Gli Stati Uniti d'Homebrewers. Però, ovviamente, noi non è che possiamo obbligare le persone a mettersi insieme. Se c'è non dico polverizzazione, ma una crescita di molti gruppi locali, va bene anche così, ci mancherebbe. Beh, certo. Certo. Beh, questa è la mia idea. Anche perché i gruppi locali si possono, diciamo, unire tra loro proprio per convergere in un unico grande gruppo che può essere il Movimento Birrario Italiano, insomma. Certo. Che poi... Certo, è una cooperativa tra le cooperative, insomma. Allora, scrive Gimme the Loot, domanda per il Bertinotti. Come avere quel tocco di luppolo in più nelle nostre IPA-APA, quella mano pungente e aroma ben definito, per intendersi? Nelle nostre in che senso? Nelle IPA-APA autoprodotte, immagino. Ah, ok. Scusa, sto cercando la domanda perché non ho capito bene. Probabilmente sta parecchio sopra. Vuole sapere, volevo un consiglio su come fare. Sì, ho capito. Io credo che l'importante sia riuscire ad approvvigionarsi di luppoli effettivamente freschi e comunque ben conservati, perché sì, è fondamentale.
non dico di avere a ottobre il raccolto di un mese e mezzo prima, ma di assicurare di avere un fornitore di fiducia che ti mantenga la catena del freddo. Questo Certo. è fondamentale. Sentendo home brewer in giro per l'Italia, non tutti i fornitori sono così attenti, ecco. Noi del Forum della Birra facemmo un sondaggio a cui Ricordo che contattaste i fornitori per avere le foto dei frigoriferi, delle piani frigo, è vero? sì, fu divertente. Risposero quasi tutti quelli che esistevano all'epoca, perché poi negli anni si sono. Diciamo, sono usciti fuori altri rivenditori che all'epoca non c'erano, e piano piano questo post per un periodo è stato aggiornato con nuove foto di nuovi frigoriferi, nuove celle frigorifere, eccetera. Poi vabbè, si è perso. Infatti, No, ma è stata molti. un'iniziativa fantastica, perché ai tempi c'era il monopolista, devo Certo. dire che Mr. Ma comunque è uno dei più sensibili rispetto alle richieste dei suoi clienti, Sì. però è giusto che il consumatore, anche unendosi tra loro, solleciti il fornitore a un miglior servizio. Questo va Sì, bene ma per tutti. questo proprio perché magari nel 2000, all'inizio del 2000, arrivava sto luppolo, nessuno lo conosceva, nessuno magari veniva usato per imitazione, nel senso che c'era questa ricetta, usavano sto luppolo senza manco avere cognizione di causa. E quindi si comprava un po' quello che decidevano gli importatori. Invece, con la consapevolezza, con l'avvento dell'informazione dei libri, eccetera, la gente è riuscita a, insomma, essere più, diventare più esigente, insomma. Sì, è vero, è cambiato anche totalmente il mercato del luppolo. Sì. Se si va a vedere la mega fac di Top Tier che sta sul sito hobbybira.info, Sì. si vedono, o se ci si va a vedere i vecchi post del newsgroup di Top Tier, si vedono nomi che allora ci sembravano cose straordinarie, luppoli americani, non dico il Cascade, ma cose tipo il Tomahawk, Certo. il Columbus, che ci parevano cose che arrivavano dalla Fantascientifiche. Luna. Adesso sono luppoli che vengono un po' snobbati da tutti, perché Certo. Io non l'ho mai praticamente usato il Tomahawk, ad esempio. Era uno dei miei preferiti, in realtà. Ah, veramente non mi è mai saltato per la testa di usarlo, perché quando devo fare una birra di ispirazione americana penso automaticamente all'Amarillo, al Cascade, al Simcoe e a un altro che al momento non mi viene. Il Mosaic, che se non sbaglio pure americano. Sì. Vabbè, che io poi tendo a mischiare anche i pacifici con gli americani, che si crea quella cosa simpatica. Scrive Pierluigi Carducci: ciao a tutti, fra poco farò la mia prima cotta all grain. Che stile mi consigliate? Beh, io ti direi, se non ti vuoi sporcare troppo le mani, nel senso che cioè, se diciamo, vuoi fare una cosa, un inizio tranquillo, ti direi una bitterina, con un po' una bitter inglese, con un po' di cristal, poco luppolo, giusto da amaro, poco di aroma, oppure una Weiss, te ne vai facile, se no, se ti vuoi Come mettere in gioco una mega IPA, 2000 milioni di chili di luppolo, vai. diceva quel famoso calciatore, sono completamente d'accordo a metà. Nel senso, secondo me, per iniziare, una bitter, una pale ale inglese va benissimo, anche solo un singolo malto, che può essere Sì. un Maraisotter, un pale con un top 5% di cristal, ci può stare. Sì. E o anche un solo luppolo,
da ricetto usato sia da Amaro sia in aroma, come può essere un Fagol, un Goldings, un Ken Goldings, e un classico S04. Questo per iniziare, secondo me, facilita molto le cose. Sì, la Weizen non la consiglio assolutamente per chi inizia, perché è uno degli stili più difficili da fare bene. Se la fai multi-step può essere difficoltosa, non, insomma. A parte il frumento, che comunque può dare delle problematiche all'impianto che deve essere testato, pianto di filtrazione che deve essere testato. Certo. Ma c'è un problema di gestione della fermentazione. Se si vuole fare una Weizen con i crismi, bisognerebbe usare il lievito liquido, e il Weinstefan è bastardo. Oddio, però c'è il Bobby 06, sì, si può anche usare. Non parlavo di quello, parlavo del nuovo ceppo di Mangrove Jack. Non l'ho mai usato. Neanch'io. Quindi non saprei dire. Però ho letto delle recensioni grandiose, ancora meglio del VB06 per quanto riguarda i lieviti secchi. Poi c'è l'Hefeweizen 4 di White Labs, che va per nominare, insomma. Allora. Ah, ecco, ora c'è una domanda di Walter che anticipa in realtà la domanda che volevo farti già io come prossima domanda, insomma. Te la faccio, dopodiché, mentre tu parli, io vado nel frigorifero a versarmi una birra. Bravissimo. Ok, allora, anche perché non l'ho scelta ancora, quindi lo farò un attimo al volo adesso. La domanda che avrei voluto farti è, come ti ho spiegato anche ieri durante la nostra videoconferenza conoscitiva, è che io identifico te e gli altri homebrewer e degustatori, comunque usciti nel periodo in cui hai iniziato anche tu, vi identifico come i pionieri, oppure la prima ondata, no, degli homebrewers. Non per niente ho usato il titolo di questa diretta, due generazioni a confronto, perché diciamo, voi siete stati i pionieri, poi sono arrivati tutti quanti gli homebrewers della... Tu ci hai definito homebrewers della seconda ora, ok? Io dico la seconda ondata, ok? E volevo chiederti, riguardo a questa cosa, ovviamente ci sono delle differenze tra quello che è stato il tuo approccio alla birra artigianale e quello che è stato, ad esempio, il mio. Abbiamo avuto strumenti diversi, io mi sono buttato sin da subito su YouTube, quindi con YouTube ho creato una comunità con cui mi confronto. A me non piace fare le lezioni, oddio, sicuramente ci sono dei tutorial sulle cose che ho costruito, eccetera, però principalmente il mio tipo di video è quello di confrontarmi con i miei iscritti. Tu invece col sito, con i tuoi portali, hai usato altri strumenti e quindi c'è una differenza. Se vogliamo identificare un comune denominatore tra, diciamo, queste due ondate, è proprio la mala informazione. Perché sicuramente ai tempi tuoi e sicuramente oggi, ai tempi tuoi nel senso quando hai iniziato tu, non voglio darti, non offendere, sicuramente c'era chi diceva delle puttanate incredibili. Ok, come oggi ci sono queste persone moltiplicate in modo esponenziale. Io vorrei chiederti, secondo te, ce ne sono di più? Ce ne sono di meno? È più facile accorgersene? È più difficile perché il sapere è molto più esteso? E prima di lasciarti rispondere, ti leggo anche la domanda di Walter, che praticamente dice la stessa cosa. Dice, domanda per Davide. In questi ultimi anni, esperti degustatori di birra remano contro i blogger. Sei a favore o contro? Cosa ne pensi? In realtà la domanda di Walter è un po' bastarda, e io so perché. Però lo sappiamo tutti. Lo sappiamo tutti. In realtà, più che fare degustatori contro blogger, io farei prima ondata contro seconda ondata. Secondo te, cosa c'è? C'è qualcosa che non va
diciamo, nei nuovi strumenti che abbiamo a disposizione oggi per comunicare e parlare di birra, oppure è un'evoluzione naturale verso qualcosa di più grande, più, diciamo, pregno di cose positive? Allora, faccio una premessa. La premessa è tecnologica, nel senso che nel 98 noi ci collegavamo a internet con un modem da 14.4, se andava bene. I video ce li sognavamo, anche volendo. poi, vabbè, chi diceva baggianate, c'è sempre stato. C'era ai tempi, c'era 20 anni fa, c'è 18 anni fa, c'è anche adesso, ovviamente. La differenza probabilmente è che adesso forse c'è un rumore di fondo più elevato. Senti rumore? Chi... No, dicevo, c'è un rumore di fondo più elevato nella... nel movimento. Ok. Chi vuole, come dire, fare dei riscontri, forse oggi lo può fare con maggiore facilità, ma si deve impegnare un attimino di più. Nel 98, comunque agli inizi degli anni 2000, le fonti in italiano erano praticamente Massimo Faraggi e basta. Sì, è vero. Le altre fonti erano statunitensi, soprattutto. Beh, Palmer e compagni. C'era già Palmer, ce n'era un numero discreto, ovviamente. E si faceva riferimento a quello. Poi c'erano naturalmente i soliti fanatici, come ci sono oggi, ci sono anche allora. C'è un fanatico che continua a imperversare, molti di voi conoscono, il cui nickname è Cerevisia. E lui è convinto che la birra si faccia in un solo modo, come si fa in Repubblica Ceca e tutti gli altri paesi. Come in quel libro All Grain, All Stars, rientrerebbe perfettamente nella categoria degli old school masters, no? Quelli che la birra si fa solo in un modo, senza innovazioni, senza tecnologia, senza neanche il cambio, ragazzi. Esatto, la birra è a bassa fermentazione, con malto della Moravia e luppolo di Zatec, e basta. Quella è... e niente, che dire, paragonare le due ondate come dire si viaggiava meglio sulla Bianchina oppure sul Maserati. Vabbè, effettivamente c'erano, diciamo, strumenti completamente diversi. Io non oso immaginare. Se tu, diciamo, senza questi strumenti, perché negli anni 90 non c'erano, sei comunque riuscito a scrivere... Quanti libri hai scritto ad oggi? Tre? Due. Un terzo in preparazione. Ah, perfetto. Mi hai anticipato una domanda, però fa niente, ne parliamo dopo. E insomma, comunque sei riuscito a scrivere due libri, non oso immaginare con gli strumenti di oggi cosa... sarebbe stato il tuo portale, insomma. Ma in realtà non è che io e Max Faraggi abbiamo scritto un libro per la smania di scriverlo. Ci siamo un po' trovati a farlo, nel senso che, come dicevo, ai tempi c'era questa mega fac di Hobby Birra, sì, che era... forse l'unico strumento in italiano a disposizione, se non consideriamo alcuni testi molto basilari, che però diciamo sfuggivano in alcune fasi, in alcune modalità produttive. Era un po' sfuggenti. Certo. E,
In realtà il famoso PDF che veniva scaricato dal mio sito, che è finito anche su eBay. Addirittura? Sì, volte. Veniva venduto. Non ricordo chi ha scritto in chat che conserva ancora gelosamente la copia della stampa del tuo sito del 2008. Non ricordo il nome di magari se sei ancora in diretta scrivilo in chat. quel famoso PDF che in realtà è ancora a disposizione al mio sito. Era poi nato dalla volontà mia di rendere più fruibile quella mole di informazioni che i primi homebrewer avevano messo a disposizione degli altri. Ricordo, oltre Max Faraggi, c'era Michele Barro, titolare di uno dei primi birrifici italiani, Città Vecchia di Trieste. Allora era ancora un homebrewer, Carlo Macinai, Alessandro Calamida, questi sono nomi noti di chi ha una certa età. Allora, questo documento però era un po' noioso da spulciare perché era solo testo. Quello che feci io è prendere quei testi, rimaneggiarli, mettere delle foto e dargli un minimo di grafica in un documento PDF. Ha avuto un successone. Da lì, che dice il tappo? Stavo facendo vedere, mentre parlavi, stavo facendo vedere, che poi ne avrei parlato successivamente, delle due stelline sul tappo. Okay. Questa qua è una IPA che mi è stata spedita dal vincitore del contest, da Leonardo, ed è una Red IPA con diverse aggiunte di peperoncino. Okay. E lui hanno tre versioni, una stellina, due stelline e tre stelline. E la chiamata Flamethrower, lanciafiamme, perché immagino che tre stelline mi darà parecchi problemi ad assaggiarla, perché già questa pizzica davvero tanto in bocca. Vabbè, ne parlo fra poco, volevo lasciarti. Niente, visto il successo di questo PDF e in realtà l'assenza di un testo come lo intendevamo noi in italiano, certo. Io e Max ci siamo detti, ma proviamoci. Ci abbiamo lavorato un paio d'anni senza sapere come distribuirlo, come realizzarlo, stamparlo, così. E quasi alla chiusura del lavoro siamo stati, guarda caso, contattati da un editore che era Faga di Milano, che voleva completare una collana di fai da te, avevano un volume sul formaggio fatto in casa, il pane fatto in casa, il sapone fatto in casa, ne volevano uno sulla birra. Che poi, se non sbaglio, Fabio, allora, è lo stesso che ha pubblicato tutti gli altri libri, sicuramente Degustare le birre, la traduzione in italiano. Sì, in realtà poi Fag è stata assorbita da un gruppo, è nato all'interno di un gruppo che si chiama La Tribuna, il marchio LSVR è uno di questi, sì. E praticamente sono transitati come tutti i libri birrai da Faga LSVR. Manca ancora Degustare le birre, sì, di Mosher. Vi do un'anteprima, ci sarà una seconda edizione, prima in inglese, che uscirà ad aprile, credo. Di Degustare le birre? Cioè, sì, una seconda edizione americana, e naturalmente la faremo anche noi in Italia e passerà come LSVR. Ah, ok, perfetto. Allora, intanto... allora, ho raccolto un pochettino di commenti. C'è una domanda molto interessante sul metodo Fast Lager. Prima di questa, però, Alessio aveva chiesto un tuo parere sulla decozione. Ovviamente c'è da dire che sul tuo blog c'è la descrizione che poi ho seguito anche io quando ho fatto la mia prima decozione, dove spieghi per bene tutti quanti gli step, eccetera. Tu pensi che la decozione sia
soprattutto per gli stili che la richiedono, come ad esempio Doppelbock, uno tra tanti, sia estremamente necessaria, oppure si può saltare ricorrendo ai moderni malti melanoidinici? Allora, io non sono un patito della decozione, più che altro per pigrizia. Eh beh, certo, a nessuno piace allungare il procedimento di Però, forse quindi esatto, un'oretta. perché è veramente un menatone, soprattutto se lavori con le pentole. Però riconosco che dà qualcosa in più, effettivamente, per alcuni stili, per le Pils, per le Weizen in particolare. Certo. Credo che la re faccia cioè, fare un'ecozione o andare con i malti melanoidi vengono fuori due cose diverse. Ok. Non sono comparabili, secondo me. Certo, ripeto, bisogna avere voglia di Non ho capito. farlo. No, bisogna avere voglia Ah, di lavorare certo. parecchio per fare una Di decozione. buttarsi, certo. Vabbè, diciamo la differenza è che in realtà durante la decozione non si creano vere e proprie melanoidine, ma si creano dei composti che sono precursori delle melanoidine, quindi comunque un sapore ancora diverso. Le melanoidine sono molto più scure. E poi c'è da dire che la decozione si usa principalmente perché il decotto, distruggendo completamente la glumella, va ad esporre tutto il contenuto amidaceo all'interno dell'ammostamento, quindi gli enzimi che una volta che il decotto ritorna nel mesh principale, si fanno la pappa, sono contenti e l'efficienza sale tantissimo. Assolutamente. Quindi probabilmente era un metodo anche se immagino che chi abbia inventato la decozione non sapeva, non conosceva il discorso dell'efficienza, perché immagino che è una cosa, non No, dico medievale, però insomma. in realtà la decozione è nata proprio per un dato di efficienza, effettivamente, perché non avevano un'abilità nel maltare in modo Esatto, appropriato. esatto. Questo dicevo, non esistevano strumenti per quantificare, perché sono usciti fuori con la rivoluzione industriale, no? Quindi magari con questo metodo si ritrovavano birre più zuccherine alla fine dell'ammostamento. Sì, no, Quindi. c'è una maggiore ovviamente efficienza, si faceva più birra con meno malto. Certo. E questo controbilanciava la fatica e come dire, l'energia in termini di calore da applicare in più. Chissà chi ha inventato la decozione, cioè non so se sta scritto sui libri, ma io No, non credo. non mi sono mai posto la domanda. Chissà chi è No. stato, saranno stati monaci? Non credo. Comunque, una cosa tedesca, insomma. Sì, sì, probabilmente centro europea. Chi lo sa? Allora, scrive Davide, questa qua è una domanda interessante perché io non ne so assolutamente nulla, del metodo parlo. Scrive Davide, conosci il metodo, si chiama Davide come te, conosci il metodo Fast Lager? Cosa ne pensi? Io sto facendo una prova, dovevo imbottigliare stasera, ma per colpa vostra sono qua. Ti amo Walter, per questa qua diciamo una dichiarazione di amore incontrollata. Io sinceramente non ho idea di cosa sia sto metodo Fast Lager, sinceramente. Guarda, onestamente so che esiste, ma non ho mai approfondito la cosa, quindi onestamente non sono in grado di dare un'indicazione. Io infatti ne parlavamo nel gruppo, non so se lo sai, noi abbiamo un gruppo, si chiama Automatismi per Homebrewing, che si trova su Telegram, e oltre al canale, cioè, abbiamo fondato anche questo gruppo, cioè il gruppo è stato fondato da un ragazzo pugliese che si chiama Stefano, e praticamente la sera ci ritroviamo spesso e volentieri a parlare di tecniche, di cose, eccetera.
Ricordo a chi è in diretta e volesse raggiungerci in questo grande gruppo, siamo più di 100 persone ormai, trovate il link nella info box, automatismi per homebrewers. E insomma ne parlavamo spesso e Davide dice che c'è questo metodo che è stato pubblicizzato su una rivista americana, se non sbaglio Brew Your Own, per fare lager senza usare i tempi delle lager. Una cosa che farebbe accapponare la pelle a un tradizionalista, insomma, però effettivamente io le lager non le faccio mai, proprio perché odio avere la camera di fermentazione bloccata per 2 mesi praticamente. Sì, dipende da quello che devi fare, per sicuramente almeno 4 settimane. 4 settimane di fermentazione, poi se devi mettere a lagherizzare. Sì, no, lagherizzazione, poi sì, vabbè, più fermentazione, almeno 6. Alla fine. Almeno 6, sì. Mesi la camera di fermentazione lì alle mie spalle è un pozzetto, ci va un solo fermentatore per volta, quindi bloccarla significa non fare birra per 2 mesi. Io tendo a fare fermentazioni molto veloci. Nel senso, ora c'è un Amber Ale e il suo quarto giorno, domani la travaso, faccio il dry hopping, mercoledì prossimo, massimo martedì, mercoledì la tengo la in bottiglia. Perché vabbè, comunque le fermentazioni ale sono molto più veloci. Quindi passare da queste tempistiche a 1 mese e mezzo, 2 mesi, è una cosa che non riuscirei proprio a gestire. La prossima cotta però faccio una doppelbock, e per evitare il problema della bassa fermentazione farò una doppelbock con California Lager, quindi la faccio fermentare a 16 gradi. Farò questo esperimento ibrido e vedrò cosa succede, insomma. Allora, intanto sto continuando a leggere. Si continua a collegare gente, abbiamo raggiunto punti addirittura di 70 persone collegate in contemporanea. Oddio, il contatore di YouTube non è preciso, nel senso che dà un po' numeri a caso, però vedremo domani mattina, vedremo quante visualizzazioni ha fatto il video e quindi più o meno riusciremo a renderci conto di quante persone hanno interagito con questa diretta. Però diciamo, per un momento, seguendo il contatore di YouTube, siamo stati intorno alle 70 persone in contemporanea. Allora, mi chiedono a quando la cotta della Doppelbock, ragazzi, appena ho imbottigliato questa. Grande Bertinotti, un mito per tutti noi homebrewers, scrive Foodbits87. Un altro mio coetaneo, perché dovete sapere, ieri sera, quando ci siamo messi a chiacchierare in videoconferenza per, diciamo, conoscerci, io ho chiesto a Davide, scusa, ma tu quanti anni hai? E lui ha detto, sono del 67. Ho fatto, io sono dell'87. E al che ha risposto Davide, come ha risposto? Potresti essere mio figlio. Esatto. E quindi questa cosa mi ha illuminato e ho trovato il titolo della diretta, perché non sapevo che titolo dare alla diretta. 2 generazioni a confronto, è bellissimo, è azzeccatissimo. 67, 87, 20 anni di differenza, però bello, bello. Allora, buonasera, quale onore, scrive Roberto. Davide Bertinotti che parla di negozione. Domanda per il grande Davide. Allora, Davide, io direi ora di leggerci tutte quante le domande che hanno fatto i ragazzi, penso che ne saranno rimaste 2 o 3, immagino. Dopodiché ti faccio l'ultima domanda e possiamo provare a concludere. Che ne pensi? Okay. Ieri sera ti avevo detto, facciamo finta che vogliamo chiudere entro 60 minuti. Se concludiamo entro il prossimo minuto, a disposizione. Ce l'abbiamo fatta. Non succederà mai questa cosa, però vedi come piano piano la cosa sta convergendo verso l'ordine. Allora, scrive Emanuele, domanda per il grande Davide. Che ne pensi dei 2 stili di sparge, fly o batch? Quale consigli? Io faccio, adesso col birbon non più, però con le pentole. Ne facevo uno che era esattamente il mix dei due.
nel senso che aggiungevo a mo' di fly sparge, quindi con pentola e schiumarola, una quantità che erano circa 6 litri per volta. Ok, quindi facevi dei run-off, però in realtà li aggiungevi come se fossero fly. Esatto, senza, cioè di fatto facevo del batch sparge, però senza rimestare il letto di trebbia. Ok. Quindi questo per essere più veloce. E quanti run-off facevi? No, praticamente era consecutivo, nel senso che mi fermavo, o meglio mi fermavo, aggiungevo acqua nel momento in cui il letto di trebbie appariva. Ok. Al liquido. Quindi aggiungevi i 6 litri senza fare una cosa, diciamo, graduale. Quando poi vedevi che scendeva, che affioravano i grani, aggiungevi altri 6 litri, ad esempio. Esatto. È interessante Infatti io non ho mai avuto delle efficienze mostruose. Ho sempre preferito arrivare a una qualità del prodotto più che un'efficienza rispetto Certo. alla quantità di malto utilizzato rispetto alla birra. Beh, io l'unica volta che ho raggiunto un picco, che se non sbaglio era l'88%, fu proprio quando Decozione. feci la decozione, sì. Certo. Solo in quel caso, altrimenti 75% per tutta la vita, massimo 80%, esagerato. E certo. Per cui devo dire, tra i due metodi, fly o batch, se hai tempo, se hai voglia di utilizzare tempo, fai batch, perché ovviamente sei un po' più efficiente, però devi aspettare che il letto di trebbie si Certo. ricompatti, devi riportare il primo filtrato nuovamente in filtrazione, quindi è più lungo. Sì. Il fly, per contro, ti necessita di avere un'attrezzatura un po' più elaborata. Sì, e il motivo per cui non ho mai fatto fly, proprio perché farlo con la schiumarola e non so come si chiama, il coso da il boccale, ecco, non mi veniva il nome. Fallo schiumarola e boccale, una palla incredibile, ti stanchi davvero tanto a stare con sto coso che è pesante, piano piano, senza smuovere niente. Invece il fly, diciamo, è tamarro come io ritengo di essere tamarro, insomma. Però effettivamente, avendo gli strumenti, ad esempio quell'aggeggio che costruisce Porcinelli, non so come si chiama, forse proprio fly sparge, quel coso ottagonale bucherellato che si mette sopra la pentola. L'ho visto usare ed è una figata perché tu basta che ci fai scaricare filo filo una pompa magnetica a pochissimi litri al minuto e quello ti gocciola piano 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 e tu non devi fare niente. Oppure l'alternativa costruirsi il tubo di rame bucherellato, come ho visto fare, però beh, io non l'avrei mai fatto per una questione che odio usare rame e altri ferri, cose strane. Sono un fanatico del Linux. Allora, scrive Gimme the Loot, Sgabuzen. Ah, stavolta la domanda è per me. Allora, scrive Sgabuzen, perché tempi così brevi per le fermentazioni, le imbottigli dopo 10 giorni? Beh, c'è una spiegazione scientifica. o almeno mi sforzo di trovarla, nel senso che io faccio tutte birre con lieviti molto attenuanti e molto veloci soprattutto. Non uso lieviti poco attenuanti, cose strane, infatti non faccio Weiss che i lieviti si possono piantare, non faccio belghe strane con ceppi strani che si inchiommano. Faccio il mio lievito preferito per le APA, le IPA e le Stout, US05. Quello là in 2 giorni ti ha finito tutto praticamente. E diciamo che 10 giorni è anche tanto. Ovviamente è ovvio che se dovessi rilevare un'attività in fermentatore oppure una densità ancora alta rispetto al previsto, è normale che prolungo la fermentazione. Ma solitamente dopo una settimana questi ceppi hanno finito. Quando ho fatto la Belgian Dark Strong Ale col Belgian Abbey 2, che è comunque un gran mangione, ma con tutti quegli zuccheri magari è bene assicurarsi che si è mangiato tutto, la fermentazione l'ho fatta durare 2 settimane e mezzo. Perché sono partito da 1,95
un e 100, non ricordo, e quindi se là c'è il lievito non attenua, poi le bottiglie zompano e sono problemi. Allora, quest'anno fa mezzo secolo, penso che si stiano riferendo a te, Davide. andrai al Beer Attraction quest'anno? Non lo so, più no che sì, se riesco a infilarci qualcosa, solo lunedì però. Ah, ok, quindi non il sabato. No. Ok. Alessio, vabbè, chiede quali sono le marche di malto migliori. Io già l'ho detto nella scorsa diretta, beh, lo dico sempre, ogni volta che mi viene chiesto. Il Pilsner belga di Montelidingemans, ad oggi è il malto che preferisco. Qual è la tua marca preferita di malto? Ultimamente uso molto il Maris Otter della Fawcett. Thomas Fawcett? Sì. Ok. È veramente caratteristiche del malto Maris Otter, buonissimo in aroma e in gusto, ed è maltato molto chiaro. Quindi riesco a fare delle golden ale veramente che mi soddisfano parecchio. Tu fai single step o multi step col Maris Otter? Sì, lì l'effetto juicy è sempre potenziale. Per questo lo chiedevo, anche se oggi va di moda, eh? Dicono che va di moda. Appunto, sì, va bene. No, tendenzialmente tendo a fare un B-step, in realtà è uno step un po' relativo, nel senso faccio sempre machine e torno ai 50-52, ma okay. Più per una questione di rendere omogeneo l'impasto prima di passare alla temperatura di sacrificazione. Comunque ci rimango 5-10 minuti più o meno a quella temperatura e poi salgo gradatamente ai 65-68 rispetto a quello che è ricetta. Certo. No, e mash out. Io uso il Pilsner belga di Montelidingemans perché usando il secchio, lo dicevo pure la volta scorsa, quindi posso fare un solo step, a meno che non fare decozioni, infusioni di acqua calda, eccetera, che è un casino. E il Pilsner belga di Montelidingemans è l'unico che facendo il machine direttamente a temperatura di ammostamento a 68 gradi, io riesco a cacciare fuori un mosto limpido che non è, diciamo, opaco come quello fatto con Maris Otter. Infatti ho smesso di usarlo perché le birre mi venivano, non dico juicy, però quasi, erano abbastanza velate e mi dava fastidio tantissimo, pure perché usavo un sacco di alghe, facevo winterizzazioni spinte per più di 48 ore e veniva sempre sta cosa brutta che poi all'aumentare della temperatura di frigorifero, più erano fredde, più erano velate, mi dava troppo fastidio sta cosa. Non sono un fanatico della birra trasparente al 200%, però insomma, avere una birra ipertorbida è brutto, effettivamente. A meno che non è una Weiss, insomma. Ok, allora, le domande dei ragazzi sono terminate. Io ho un'unica domanda per te, restante da quelle che, diciamo, ti avevo anticipato, ovvero quali sono adesso i tuoi progetti per il futuro? Ora, diciamo, si può dire che quest'anno compirai 50 anni, quindi diciamo... Ho capito, mi devo aspettare la crisi di mezz'età. Per esempio c'è la crisi dei 25 anni, ci sarà la crisi dei 50, la crisi dei 75 e così via. Ora che arriverai, diciamo, ai 50 anni, per te si apriranno nuove prospettive. Sì, mi metterò a bere solo Corona con la fettina di limone. Limone e sale. Che possono essere interpretate come cose. No, Temo di no. Quindi parlaci un po' di cosa ti prospetti nel futuro, insomma. Cosa bolle in pentola? Sì. Beh, in realtà, allora, io sino all'anno scorso ho fatto un lavoro per 20 anni, tra parentesi, che non c'entrava niente con la birra. Facevo servizi di promozione export.
Per mille motivi, l'anno scorso ho interrotto i rapporti di lavoro e okay. mi sono dedicato alla birra in toto. Quindi ho un po' più tempo per pensare a qualche progetto in più. Tra le altre cose che sto facendo, dei vari progetti editoriali, collaboro con la casa editrice LSWR per fare almeno 3-4 pubblicazioni birrarie all'anno come novità. Ok. E una delle prossime, a parte qualche traduzione nuova che arriverà nel 2017, oltre alla appena uscita collana degli ingredienti della birra, uscirà anche, credo attorno a settembre-ottobre, un mio libro nuovo che non sarà questa volta in collaborazione con Massimo Fraggi. Ok. E sarà dedicato al servizio della birra, alla gestione e creazione di impianti di spillatura, di gestione cantina. Un libro che sarà più o meno a metà strada tra l'homebrewing e il professionale. O meglio, perfetto, perfetto. Il target, mi auguro che il target sia, come dire, coinvolga entrambi i gruppi. Sarà sicuramente molto interessante, ovviamente non vedo l'ora di poterlo leggere, insomma. Bene, abbiamo superato i 60 minuti, però in modo abbastanza leggero, quindi anche chi ci seguirà in differita potrà farlo, diciamo, divertendosi, spero almeno. Davide, io non ho altre domande per te. Direi che possiamo, col tuo permesso ovviamente, direi che possiamo chiudere questa diretta. Io ti ringrazio per la 27esima volta di essere stato mio ospite e di aver risposto. Guarda, ma io quando ti ho mandato il messaggio, prima di premere invio ho detto: vabbè, mamma non ce lo manda il messaggio, perché figurati, magari dice: ma chi è sto stronzo? Invece tu mi hai risposto, è stata una cosa bellissima. Infatti prima di iniziare la diretta ero emozionatissimo, ora mi sono rilassato perché è passata un'oretta e quindi sto più tranquillo, insomma. Dai, sono 20 anni quasi, no, 18 anni che dispenso consigli a chi scrive. Io, per quanto posso, rispondo a tutti. Ci sono ovviamente certo. mille homebrewers con dubbi. Ora non mi scrivono più, fortunatamente non fermenta, il gorgogliatore non si muove. Questa cosa l'hanno imparata. L'hanno imparata, meno male. Però io sono sempre molto disponibile, cioè, sì, se qualcuno scrive a davide@bertinotti.org con le richieste di consigli, sì, io sono sempre disponibile, ben vengano, certo. Mi fa piacere. Ma del resto verrebbe meno tutta, diciamo, la tua attività divulgativa se non fossi disponibile. Cioè io penso che mi ci metto in mezzo anch'io nel mio piccolo, no? Ci deve essere prima di tutto la passione per poter mettersi in gioco poi capitano delle cose bellissime. Ad esempio, stamattina ho ricevuto un messaggio da un ragazzo che e queste cose se sono capitate a me, sicuramente ne saranno capitate a te decine, centinaia di volte, di un ragazzo che aveva scoperto i miei video su YouTube e mi aveva scritto per dirmi: grazie ai tuoi video io intorno a me non ho nessuno che fa birra, non conosco nessuno della mia città, grazie ai tuoi video mi sento come se facessi parte di una grandissima famiglia. E questa cosa mi ha fatto stare bene tutto il giorno. Cioè io camminavo a mezzo metro da terra perché non avevo guadagnato niente da quel messaggio, nel senso, non è che non mi aveva mandato un bonifico di 3.000 euro. Sì, però insomma mi ha fatto, esatto, una soddisfazione personale, mi ha fatto sentire che in piccola parte quello che
proviamo tutti quanti, no? Tutti noi, tra virgolette, addetti ai lavori, spero non ti offenderai se mi ci metto anche io dentro. Ma stai scherzando, dai. Insomma, sono soddisfazioni che, diciamo, ti fanno venire ancora, ti fanno voglia di fare ancora di più, anche, mi è venuta voglia di fare altri 200 video. Ok, allora, prima di chiudere questa diretta, prima di salutare Davide e di salutare voi amici telespettatori, scrive Lorenzo: il signor Bertinotti è di una gentilezza inaudita, più di una volta mi ha risposto a mail dove chiedevo consigli sulle mie ricette, mi ha sempre risposto e sono un coglione qualunque. Vabbè, diciamo, sei una ciao, persona come tutte le altre, sei un altro della grande famiglia degli Homebrewers, insomma. Allora, prima di chiudere tutto e di salutarvi, devo dirvi due cose. La prima, sembra che ho le mani gialle con questa luce, in realtà sono rosa. È luppolo. No, guarda, ho le orecchie rosse perché questa birra di Leonardo, la versione a 2 stelle di peperoncini jalapeño messi in infusione in vodka e poi aggiunti in dry hopping, tra virgolette, mi sta uccidendo. Sto sudando, sono praticamente fradicio di sudore. Allora, devo fare due veloci comunicazioni. La prima, come vi avevo anticipato anche nella diretta precedente, ho preso accordi per farmi stampare una tiratura limitata di queste felpe, ok? Molti mi avevate chiesto o la t-shirt o la felpa. Allora, ho parlato con una persona che ha accettato di stamparle, abbiamo, diciamo, fissato una produzione di 20 pezzi. Ovviamente più pezzi si stampano, più io posso tirare sul prezzo. Usciranno informazioni molto più dettagliate nel video di sabato mattina. Uscirà un video assaggio, assaggerò una birra di De Molen e prima dell'assaggio vi parlerò di come fare. Comunque, piccola anticipazione, se siete interessati a ricevere o la mia felpa, questa qui, con il mio logo, invece dell'ingranaggio c'è il logo Sgabuzen, quello giallo, oppure la t-shirt arancione con logo, mandatemi una mail a info@sgabuzen.com e vi spiego un attimo quali sono le varie modalità. Come spiegherò anche nel video di sabato, in pratica io non ho un merchandise ufficiale, quindi voi mi fate una ricarica post eBay, io vado a comprare la felpa e ve la spedisco. Io non ci guadagno niente, però vi mando la felpa. Semplicemente i soldi mi servono per coprire la stampa della maglietta e la raccomandata. Che praticamente nel caso della t-shirt, un altro poco, sta più la raccomandata che la t-shirt, incredibile. Chissà perché costano così tanto le raccomandate. Ok, detto questo, vi faccio le ultime due domande per lo Sgabuzen Trivia Contest. Ok? Sono... chi risponderà per primo a queste domande vincerà altri due biglietti omaggio sponsorizzati da Mr. Malt per andare al Beer Attraction, per entrare al Beer Attraction. Allora, vi chiedo soltanto di non commentare nella chat online, ma di commentare sotto al video, nei commenti normali, come se fosse un video normale, in modo tale che io posso tracciarli, perché altrimenti nella chat li perdo e non posso assegnare... non posso dichiarare il vincitore, praticamente. Quindi, ora io faccio queste domande. Il primo di voi che risponderà correttamente vincerà un biglietto per il Beer Attraction. Ovviamente, se rispondete a una domanda correttamente, l'altra non vi conto, perché diamo la possibilità di vincere un po' a tutti. Allora, la prima domanda... in qualche modo ha a che fare col portale di Davide, microbirifici.org. Allora, prestate attenzione. Escludendo i birrifici che hanno chiuso o sospeso la produzione, quali sono i 3 birrifici più vecchi ad essere stati registrati su microbirifici.org e che sono ancora oggi attivi ed estremamente famosi? Ok? Ne sono 3.
conosciutissimi. Diciamo, provateci, non è difficile. Il più veloce tra voi vincerà un biglietto per il Beer Attraction. La seconda domanda è una domanda sul BJCP. Così vediamo quanto ne sapete, amici casalingo brassicoli. La domanda è la seguente. Attenuata, ma non aspra. Bilanciata, ma non amara. Leggermente fruttata e a volte cremosa. Di quale stile europeo sto parlando? Bene, queste sono le domande per questa sera. Resterà forse solo un'altra domanda, che però non farò in tempo entro il 18, e ora vediamo se la pubblico sul mio canale Facebook oppure semplicemente ciccia. Niente quinto biglietto omaggio. Vediamo un attimo, ne parlo pure con Cristiano di Mr. Malte e vi faccio sapere. Bene. Allora, io ringrazio ancora una volta, 28esima volta, Davide. Ti ringrazio e ti faccio un in bocca al lupo per il tuo terzo libro. Non vedo l'ora di leggerlo. Ringrazio tutti gli spettatori di stasera e tutti gli spettatori che ci vedranno in differita. Questa è stata una grande serata sia per lo Sgabuzen che per l'umanità, insomma. Ok, aspettavo da tempo questa diretta e sono davvero contento di averla fatta. Io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro, ragazzi, una buona serata. Ciao. Grazie Davide. A te, Giovanni. Grazie a te. È proprio tutto, è finita anche la birra. Quindi. Perfetto, siamo riusciti. Ok. Ciao Davide, grazie di tutto. A voi, ciao.